Ha parlato anche con, non solo con Paganoni, non ho parlato con nessuno, ho parlato con Paganoni e con il vicepresidente per questo discorso di come devo fare, alla fine nessuno mi ha detto niente. Era solo una risoluzione di contratto, non una cessione a un'altra squadra, risoluzione una di... era un trasferimento, una era una risoluzione, però bisognava solo mettere a posto dei dettagli, sì. Tra l'altro cos'è anche... Quindi resteranno... Cioè non c'è altra via di uscita. La mia risposta è quella, voglio dire, vabbè, se aspettiamo la prossima settimana. Aspetta, c'è solo lunedì alle 19. Esatto, però quello che mi dà fastidio non è il fatto che rimangano o no, perché poi se rimangono non sarà la fine del mondo. Non è che sono i 100.000 euro in più all'anno, anche sono 100.000 euro. Il problema di queste responsabilità. Il problema è che non mi sembra una risposta da... Cioè, voglio dire, per me questo non è un gioco, è un gioco il gioco del calcio, è un gioco il calcio, ma questa è una cosa estremamente seria e delicata. Si parla di una società professionistica che ha un budget annuale, un bilancio di 2 milioni di euro, mi sembra che bisogna affrontarla in un modo molto serio e professionale. Questo non è non che io voglio essere più furbo degli altri, io la vivo così, sono abituato a vivere le cose intensamente. E poi una cosa che non mi piace è che qui non si parla di prima squadra, qui si parla di proprio, cioè qui ci sono tutta una serie di situazioni legate al settore giovanile, agli allenatori, alla squadra calcio. Io voglio poter andare a testa alta quando incontro Maurizio Codogno piuttosto che Gianni Di Guida o Gigi Rampon o chiunque altro, o questi o la K o tutte le persone con cui io frequento magari anche al di fuori dell'ambito calcistico. Poi siccome qualcuno un po' nel calcio conoscono e mi conoscono, un motivo in più che tutte queste continue uscite sui giornali danno poca credibilità e cioè c'è un'atmosfera che non mi piace. Basterebbe parlare una volta sola chiaramente. Sì, però io sì, posso sì, parlare sì. Per quel che mi riguarda e spero, infatti, mi auguro infatti, di infatti aver... Infatti questo intervento è un esempio. Di no, aver che... sempre parlato sì, con... Esatto, sì, sì. Io ho sempre detto quello che pensavo dal primo giorno, anche... andando contro persone con cui ero amico, perché quando mi sono accorto che Avogadro Boniperti, che conoscevo molto più di quanto, in particolare Boniperti, di quanto conoscevo Paganoni, che ho visto 5 volte, mi sono schierato con Paganoni perché mi sembrava essere ragione lui, e per tutelare la Pro Vercelli mi sembrava giusto appoggiare Paganoni, e l'ho rifatto con Crepaldi perché mi sembrava giusto, ma non per me. Perché io in tutto questo discorso mi sono fatto forse un po' più di nemici e forse sono sembrato anche antipatico, strafottente o prepotente, non lo so, esponendomi eccetera, però sono abituato a dire quello che penso e quindi avevo voglia di dirlo oggi perché ritenevo fosse giusto e mi prendo le mie responsabilità. Mi spiace solo che in un momento magari così, però voglio dire, oggi io uscivo di qua dopo che ho parlato con le società, con i giocatori eccetera, loro mi chiamano e io gli dico ma il presidente... Ma detto la prossima settimana, non lo dico, mi vergogno a dare delle risposte del genere. Quindi, cioè non, e poi non so neanche come fare, cioè io non so neanche dove andare, da chi andare, nel senso che io da Pagano non ci ho mai stato, non so. Quindi questo suo penso, passaggio l'ha annunciato a voi, ai giocatori e allo staff tecnico. Prima di venire qua sono andato a Bozzi, dove tra l'altro ho visto che la squadra è a posto, sta bene e è al completo, ci sono tutti quanti, quindi domenica, sabato ci sarà una possibilità di mettere in campo sicuramente una rosa competitiva. Il mister potrà scegliere perché avrà tutti a disposizione, a differenza dell'ultima partita dove ne mancavano più di metà. E ho parlato con loro e ho detto di non preoccuparsi di nulla perché loro possono stare tranquilli e comunque la mia presenza non era determinante in niente, quindi loro si preoccupano di fare quello che devono. E poi sono detto alle persone che erano qua perché sono qua, però voglio dire, mi sembra di aver già fatto presente questi problemi almeno 600-700 milioni di volte, quindi mi sembra sufficiente, no? Quando dico che non va bene, che non si può, che bisogna cambiare, voglio dire, però tempo lo posso dedicare, voglia, entusiasmo, conoscenze, tutto quello che ho di mio posso dare. Comunque non si parla di dimissioni ma pausa di riflessione con richiesta di chiarezza. Adesso la mia cosa è di andarmene a casa e starmene 15 giorni tranquillo, 20, non so quanti. Sì. Dopodiché quando saprò qualcosa di più o con chi parlare, come parlare, vediamo. Cioè, tanto quello che posso fare io è
rafforzare la squadra, e l'obiettivo era di rafforzarla con un attaccante e un esterno, che abbiamo presi, che sono Polani di Benedetto. L'altra cosa che potevo fare era sfoltire la rosa, e per quel che riguarda Parisi e Ferrato, Delise e Totaro l'abbiamo fatto, per gli altri se non me lo fanno fare non lo posso fare, quindi tanto che ci sia o che non ci sia, voglio dire, non ho. E altre cose, posso stimolare, incitare i ragazzi, sicuramente lo farò anche se non sono presente, e aiutarli per qualsiasi altra cosa. Poi tutte le altre cose dipendo da altri. Dicevo, in questi 6 mesi ha fatto una cosa abbastanza insolita negli ultimi tempi a Vercelli, ci ha messo la faccia, si è esposto in prima persona. Che reazioni si aspetta dall'ambiente, dalla società, dalla tifoseria? Beh, dai giocatori ce l'ha già raccontata. Ma in generale, io ha detto che è un ambiente strano Vercelli. No, un ambiente strano, a me è l'unica cosa che è dispiaciuta. Devo dire che, a parte che io partecipo, quindi a me quando sono dentro vado avanti. Io mi sono trovato assolutamente bene, quindi il fatto che ci siano pressioni eccetera mi piace, perché se no io non farei mai, voglio dire, per me andare a fare il direttore generale in un posto dove sono 50 persone, dove va sempre bene, cioè non è che voglio stare tranquillo, voglio fare un lavoro, voglio farlo bene, spero di poterlo fare di fronte a 100.000 persone, non a 50, quindi questo è il problema. L'unica cosa un po' difficile che ho trovato è il fatto di un'ostilità che era indipendentemente da quello che tu potevi portare, c'era già, cioè c'era una situazione un po' così difficile, rancori calcistici, societari, sì, eccetera, e purtroppo in questo io non ci potevo fare niente, nel senso che sono arrivato quando tutte queste situazioni erano già, così come anche il fatto che Paganoni abbia speso tanto, io per questo ho sempre detto tanto di cappello, però io non ci posso fare niente se non li ha spesi prima, a me servono da adesso andare avanti, voglio dire, quindi purtroppo io prendo atto di questo. E quindi sul discorso della piazza, anzi, è stimolante, è bello lavorare a Vercelli, è la Pro Vercelli, e mi sono anche affezionato anche a tutte le persone che ci sono qua dentro, che mi hanno aiutato, da tutte le persone che ci sono qui, però purtroppo non basta. Cioè, per portare avanti una società servono sicuramente innanzitutto dei soldi, non ti negarlo, che ci vuole della disponibilità, magari non tantissimo, ma ci vuole. E poi ci vogliono dei progetti seri e degli obiettivi di qualsiasi tipo, però bisogna andare avanti, programmare per gli anni a venire, perché vivere la giornata, improvvisare e lavorare solo con la speranza di chiudere, arrivare a fine anno, quindi questo mese ce l'abbiamo fatta e via, passiamo al prossimo, così non ha nessun senso e non mi piace. Grazie. Ma ci vedremo sicuramente. Il derby lo viene a vedere lo stesso? Sì. Non lo so, non credo.